Kyle e benvenuti in un nuovo video. Non è raro ritrovarsi in casa del pane duro da consumare e molti non sapendo come utilizzarli commettono il grave errore di gettarlo via, ma questo sarebbe davvero un gran peccato. Il cibo infatti non ne andrebbe mai sprecato. Anche in questo caso infatti, piuttosto che gettarlo via, basterà un pizzico di fantasia e potrete riutilizzarlo per preparare qualcosa di davvero sfizioso. Allora, noi di Mamma Style abbiamo pensato di preparare dei gustosissimi crostini di pane alla pizzaiola. Vediamo insieme i vari ingredienti e i vari passaggi. Per prima cosa riducete tutto il pane duro che avete in casa a tocchetti. Prendete adesso una ciotola e mettete al suo interno il pane a tocchetti. A questo punto aggiungete l'olio, poi la passata di pomodoro, un pizzico di sale e di origano. Mescolate accuratamente per far amalgamare bene il pomodoro al pane. Ora prendete una teglia ricoperta con carta forno e mettete sopra i vostri pezzetti di pane. Aggiungete altro olio, altro origano e una bella spolverata di parmigiano. Cuocete in forno statico preriscaldato a 220 gradi per circa 20 minuti. Una volta che saranno ben dorati e croccanti, i vostri crostini alla pizzaiola saranno pronti per essere sgranocchiati dove e quando volete. Come sempre, se ti va, lascia un like, iscriviti al nostro canale e per tantissime altre ricette non dimenticare di visitare il nostro sito www.mammastyle.it.